Signore e signori, amici di Formula Italian Team, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento per la Sport League 2020-2021. Io sono Alessandro Lassati, Ricciardone per gli amici. Siamo in terra inglese, siamo a Silverstone. Con me abbiamo il mio sempreverde compagno di avventure, ovvero sia il nostro amato Jacopo JJ. Ciao Alessandro, buonasera a tutti. Alla regia abbiamo il fidatissimo Andre. Ciao ragazzi, buonasera. Mentre in cabina di direzione gara abbiamo un direttore gara d'eccezione. Signore e signori, abbiamo l'amatissimo Luca Flaminio. E stasera sarò amatissimo perché sono il direttore gara di una delle pochissime gare dove i piloti non possono tagliare, quindi dovrò vedere tutto tranne quello. Perfetto, Il supplente, il famoso fantastico. supplente di Storia dell'Arte degli ultimi giorni. Bravissimo, preso in pieno, preso in Questa pieno. è una dichiarazione forte, ma detto questo, siamo a Silverstone, terra inglese, tegna di regnanti, terra di pioggia. Infatti, come potete vedere, c'è la pioggerellina che sta bagnando tutto il circuito. Cosa ne pensi, caro Jacopo? Beh, diciamo che è una pioggia che era abbastanza preventivabile. Qua in Inghilterra, arrivata puntualmente per le qualifiche, non sappiamo per la gara. In questo momento i piloti si stanno confrontando con queste condizioni, stanno prendendo un po' di confidenza. Vediamo tanti piloti che stanno facendo numerosi giri. C'è chi è rientrato subito come Rafoidex dopo un giro solo. C'è chi come Toppin Kessler invece sta proseguendo il suo mini run in questo momento con le gomme intermedie. Pioggia che sta cadendo ininterrottamente dall'inizio sessione. In questo momento i due contendenti al titolo si trovano là davanti. Assolutamente sì, Rafoidex e Toppin Kestrel, che come hai detto tu sono i due principali piloti che si stanno contendendo il primato per questa stagione. Ricordiamo appunto, soprattutto anche dal punto di vista dei risultati della gara di Pazzarella di Austria, molto pazzarella, molto interessante. Abbiamo Toppin Kestrel che comanda la classifica con 191 punti, ma Rafoidex sta recuperando terreno e si è portato a 170 punti, ovvero sia 19 punti di distacco. Quindi diciamo che entrambi sono chiamati ad un'ottima performance, ad una performance maiuscola. Rafoidex per cercare di guadagnare ancora più terreno e Toppin Kester ovviamente fare l'opposto, ossia allontanarsi dal suo principale rivale per il titolo mondiale. Ricordiamo velocissimamente la gara di Austria, molto particolare, molto interessante. Dal punto di vista poi delle visione delle azioni post gara, abbiamo che Mika Maia ha confermato la sua vittoria appunto in terra austriaca, mentre Sportiveggiante ha guadagnato la seconda posizione e Paolo ha mantenuto la terza. In ultima abbiamo appunto Rafoidex che ha guadagnato la quarta posizione, mentre Toppin Kestrel è rimasto in quinta posizione. Quest'oggi mancano Lewis, manca Melisano che verrà sostituito da Alex Pilutino, mentre Advance Apple sostituirà Visser in Mercedes. Per quanto riguarda invece le qualifiche in questo momento, Toppin Kestrel continua con il suo long run, insieme a molti altri piloti hanno deciso di fare più giri su questa gomma e sta abbassando di molto i suoi tempi. Ha fatto segnare Fuchs nel primo settore molto bene, girando quasi in 29,5 nel T1, dando 3 decimi, quasi, anzi molto di più nei confronti di Rafoidex. Si sta migliorando ancora nella parte centrale, il pilota della Mercedes. Strategie diverse tra di loro. C'è, per esempio, come Rafoidex aveva tentato solamente un giro solo, tanto se migliora 34,9, attenzione che comincia ad essere veramente un buon tempo. Mentre Toppin Kester con tanta benzina a bordo comunque ha fatto già 4 giri e diciamo che ha trovato una buona confidenza sul tracciato. Assolutamente, soprattutto in queste condizioni mutevoli, come sono appunto presenti qui sul tracciato di Silverstone, avere un'ottima padronanza della vettura in tutte le condizioni possibili è assolutamente, assolutamente importante, e Toppin Kester in questo momento lo sta dimostrando. 8 minuti e 30 al termine del
delle qualifiche. Diamo un attimo uno sguardo ai primi 10 che ci sono in questo momento classificati. Abbiamo Topping Kestrel, Raffo Idex, Advan Seppel, Kaiser Matt Sdem, scusate, Tukumic, Paolo, Mr. Crive, Iltia Prince e Patrick Speri, che chiude la top 10. Piloti che stanno pian piano trovando la confidenza. Kaiser Matz si è inserito ultimamente al suo quarto giro di gomma al quarto posto, Sdem subito lì dietro quinto, Raffo Idex l'ho visto un po' in difficoltà soprattutto in curva 2 con il posteriore. Ricordiamo che questa pista comunque è molto difficile per quanto riguarda l'assetto ottimale, perché bisogna trovare un giusto compromesso tra la buona velocità di punta, perché comunque ci sono tante curve veloci dove devi portare tanta velocità, ma al contempo devi pure cercare di avere una macchina molto stabile, perché con i cambi di direzione molto veloci è facile perdere la vettura. E in condizione addirittura da bagnato tutto questo diventa ancora più amplificato, e quindi gli errori si possono trovare veramente ad ogni singola curva, e quindi i piloti devono veramente guidare con due dita sul volante per cercare di tenere la macchina più stabile possibile e cercare velocità, perché comunque in una pista dove c'è così tanto bagnato l'unico modo per cercare di avere una buona uscita è sicuramente essere più dritti possibile, quindi avere anche poi un'apertura di gas più dolce. Intanto diamo uno sguardo da Fedex, che in questo momento ha tagliato il traguardo in prima posizione, si è riuscito a migliorare il tempo più veloce della pista fino ad ora, si è portato in prima posizione, subito seguito poi ovviamente da Topping Kestrel e anche da Sdem, che in questo ultimo periodo si sta mostrando veramente un ottimo poleman. Sì, in queste ultime gare si è portato avanti sempre a ridosso del podio, comunque all'interno delle prime due file. Questo può essere sicuramente un vantaggio per lui dal punto di vista della gara che verrà più tardi. Intanto andiamo a vedere Raffo Idex, che sta continuando a girare, si è ancora migliorato come intertempo personale nel primo settore, teniamolo ancora d'occhio, sicuramente starà facendo un secondo tentativo, sta percorrendo in questo momento la Copse e si sta dirigendo verso le amatissime Magots & Baguettes, e vedremo subito quando passerà nel secondo rilievo cronometrico se migliorerà nuovamente il record nel secondo settore o se rimarrà in linea. E migliora ancora e ha migliorato di 2 decimi rispetto al tempo che ha fatto segnare nel giro precedente, quindi se non effettua errori, e noi siamo molto noti per chiamarla fortissimo, molto probabilmente Raffo Idex migliorerà ulteriormente il suo tempo. Siamo alla penultima curva, ci stiamo dirigendo sulla linea del traguardo, sul rettifilo principale, scodata da drift incredibile per il pilota Red Bull, e migliora ulteriormente il suo tempo con un tempo di un primo 34 secondi 824 millesimi. Ottimo giro da parte di Raffo, soprattutto macchina molto precisa nella parte centrale, inserito molto bene soprattutto nelle chicane Magots & Baguettes e Chappell, è stato molto molto bravo soprattutto a impostare le traiettorie con giusta direzione, e ha permesso di migliorare tanto anche nella parte centrale. Unica pecca probabilmente è stato nell'ultima curva alla Club, nella quale ha cercato di stringere un po' troppo la traiettoria e lì il cordo gli ha scomposto leggermente la vettura, mandandolo in sovrasterzo, controllato perfettamente dal pilota Red Bull, che comunque si migliora in prima posizione. Attenzione alla risposta di Topping Kestrel, che adesso è appena uscito con gomma nuova, secondo stint praticamente i 2-3 giri, e abbiamo visto prima come si era migliorato giro per giro, quindi attenzione perché Topping Kestrel potrebbe cercare di guadagnare di nuovo la leadership. Occhio alle due McLaren, perché Tals in terza posizione ha appena strappato il tempo sul giro migliore rispetto al suo compagno di squadra Sdem, anche loro molto bene, come anche il sostituto di Visser Advan Seppel, che si trova ultimamente in quinta piazza. Ma attenzione perché adesso sono tutti pronti al secondo run con gomma intermedia. Assolutamente, 3 minuti e 43 al termine delle sessioni, i piloti in questo momento stanno rientrando ai box per cambiare coperture, per effettuare l'ultimo tentativo della sessione. In questo momento stiamo guardando appunto questa coda di Advance sul giro veloce. Poi, attenzione,
attenzione. Testa coda credo a curva 2, se non sbaglio, in accelerazione, in appoggio a sinistra, una curva dove sull'asciutto lo fai pieno tranquillamente, sul bagnato si scarica tanto il posteriore. Girato, e devi... scusami, anche Maffe, ultima curva. Tutte curve in appoggio lunghe? Sì. Anche Maffe. Intanto stiamo vedendo. È andato fuori Crive, mamma mia. O c'è un peggioramento, c'è qualcosa che sta cambiando nella pista, perché insomma stanno andando fuori io in molti. Crive è andato fuori, se non sbaglio, anche lui in curva 2. Sì, in curva 2 anche lui. È una curva molto difficile sul bagnato, come ti stavo dicendo, Luca. Facile perdere il posteriore perché hai un cambio di direzione repentino e se te lo vuoi fare con la massima velocità, con un alettone scarico, se non guidi con le dita leggere sul volante, è facile che poi la macchina ti parte via. Infatti teniamo d'occhio Topping, vedo che si sta migliorando, ma non è ancora il suo giro ottimale. Tenterà sicuramente il tutto per tutto in quest'ultima tornata. Mancano 2 minuti. Ora per questo è il suo ultimo tentativo, ora o mai più, per il pilota Mercedes. Le condizioni stanno probabilmente peggiorando, ma questo non deve assolutamente far demordere i piloti che sono in pista. Infatti teniamo d'occhio appunto in questo momento Topping Kessler, che sta per tagliare il mini traguardo per il primo settore. Ottimo il primo settore anche di Tucumi, che intanto in ottava posizione, che fa segnare 30-0, che si migliora i 2 decimi, si porta lì vicino al gruppetto là davanti nel T1, mentre Fuchsia per Topping Kessler. Sì, Fuchsia per Topping Kessler, strappa il record per il primo settore a Rafa Idex. Teniamo gli occhi puntati sul pilota Mercedes, che in questo momento si sta dirigendo verso la copse, verso la coppiata appunto Magelsen Baggetts, con un piccolo con una piccola scomposizione dell'asse posteriore della vettura della Mercedes di Topping Kessler, ma lui continua ad andare avanti imperterrito. Ci si trova adesso sull'hangar straight. Rallenta. Beh. Sì, rallenta, tenterà l'ultimo giro in questo momento. Differenza forse anche di setup, perché vedo che comunque è un po' più carico per quanto riguarda Rafa Idex nelle curve veloci. L'ho visto più stabile sull'anteriore, mentre più ballerino Topping Kessler. Eh sì, qui sono più appunto regolazioni di fino per avere il miglior feeling da parte dei piloti per quanto riguarda la vettura. Intanto in questo momento Topping Kessler taglia nuovamente il traguardo e si rilancia nuovamente per tentare l'impresa, mentre anche Rafa Idex in questo momento è in lizza per la lotta alla prima posizione assieme appunto anche al duo McLaren. Teniamo d'occhio questi primi quattro, perché sicuramente ne vedremo delle belle. Topping Kessler passa in questo momento sul la fotocellula del primo settore. È record ancora, 29.7 sì. Per lui, 29.9 anche per Sperry, Kaisermatz e Tucumic, che si stanno migliorando anche loro, 29.7 pure per Rafa Idex, che segue il pilota della Mercedes. Assolutamente, teniamo d'occhio entrambi, teniamo d'occhio anche il due McLaren. In questo momento Topping Kessler si trova sulla Cops. 29.7 pure per Sdem, che si unisce alla battaglia tra Rafa Idex e Topping Kessler nel T1. Sì, sono tutti staccati di una manciata di centesimi, se non di meno. La lotta è veramente serrata sul filo dei centesimi, signori. Topping Kessler in questo momento è sull'hangar straight. Rafa, vediamo. Ha preso l'erba all'uscita dell'hangar straight. Forse perde un po'. E perdono entrambi perché anche Topping Kessler ha leggermente sono alzato il piede. Sono sul millesimo. Sì. Sdem, gran tempo T2. Sono uno dietro l'altro poi. Sì. Sì. E Sdem è molto vicino. Sdem è molto vicino a soffiare la seconda posizione di Topping in questo momento. Quei tempi Topping! Pole position 39.7. Che ultimo settore da parte del pilota Mercedes. E Rafa Idex non riesce a migliorarsi. Teniamo d'occhio Sdem, che in questo momento è sta percorrendo l'ultima curva. Si dirige verso la linea del traguardo e migliora. Si porta in terza posizione. Rimane Tals, rimane anche Paolo, se non erro, visto che lui ha tagliato uno degli ultimi a tagliare il traguardo, anzi no, sta per arrivare sul traguardo ma sta rallentando, quindi solamente Advance, che però anche lui ha rallentato, quindi la qualifica finisce qua.
Sì, la qualifica è terminata con Top Inchestra che si riporta di nuovo, conferma la sua figura di poleman all'interno della Sport League, subito seguito da Raffo Idex con un distacco di praticamente meno di un decimo, di fatto di 43 centesimi, subito seguito da Sdem con un distacco di 171 millesimi, e in quarta posizione abbiamo il secondo pilota McLaren, Taz, a due decimi di distacco. In quinta posizione abbiamo Advance Apple, il compagno di Top Inchestra, che chiude la top 5. Subito a seguire Patrick Sperry, Iltia Prince, Kaisermat, Tukumik, Paolo, Mr. Clive, Sporti Veggiante, River Tsunami, Maffe, Alex Pilotino e Michael, che non ha effettuato un tempo cronometrato per una penalità che è stata inflitta nel Gran Premio di Austria. Allora, questo momento che serve per appunto identificare la... per passare alla gara, abbiamo anche un commentatore di eccezione, quindi sono curioso di sapere l'opinione anche del maestro Luca Flaminio. Come vi è sembrata questa sessione? Bah, è una sessione comunque combattuta, anche perché è sempre una pista molto interessante, è un clima che in Inghilterra capita di vedere. Vediamo cosa succederà in gara, perché c'è la possibilità, insomma, intanto c'è l'incognita meteo, sì. Non sappiamo quello che sarà il meteo, e quindi vedremo cosa si troveranno a fronteggiare i piloti, se sarà una gara tutta asciutta, bagnata, insomma, già in Austria hanno dovuto affrontare delle situazioni variabili. Vedremo cosa succederà. Certo è che la lotta Top Inchestra Raffo Idex, almeno da questa qualifica, sicuramente oggi si arricchirà di un altro interessantissimo capitolo con le McLaren non lontane. Assolutamente. Da notare anche il fatto che nelle qualifiche non ha, per esempio, Top Inchestra, che ha fatto la pole, non ha ottenuto i tre migliori parziali, anzi sono stati nel T1 Top Inchestra, nel T2 Raffo Idex e nel T3 Taz. Quindi comunque è stata una qualifica molto equilibrata, tant'è che i piloti sono stati molto vicini ai primi quattro. E sarà interessato pure l'uso delle strategie, perché per esempio Top Inchestra l'ha fatto due intermedie con stint lunghi, mentre Raffo Idex ha fatto tre intermedie con stint corti. Evidentemente, se per la gara dovesse essere bagnata come la qualifica, comunque queste sono strategie molto importanti anche nel futuro del Gran Premio. D'altra parte invece vedo comunque le due McLaren molto bene, le ho viste mentre giravano in qualifica, quindi sono curioso da parte loro per quanto riguarda la gara, e credo che comunque Raffo Idex cercherà subito l'attacco su Topping e fare test solitario per quanto riguarda la gara. Assolutamente, opinioni veramente importanti le vostre. Stiamo un attimo attendendo. Credo che ci siano dei problemi. Vai. Perché quanto si è capito, Tals è disincronizzato con alcuni piloti. È vero che purtroppo continuano a girare all'infinito quando fanno così. Solitamente la lobby ha qualche problema, quindi credo che a questo punto, se non si sblocca conviene sì, attendere qualche minuto e ricreare la stanza, in quanto non possiamo garantire la tenuta appunto di tutta la stanza attualmente presente, quindi allora, aspettiamo un minuto e vediamo un attimo se si sblocca, altrimenti ricreiamo, certo, con la classifica che stiamo vedendo ora sulla in sovrimpressione. Perfetto, grazie mille Andre. Direi che nell'attesa vi do un piccolo fun fact statistico. Vedendo tutta la storia di Formula Italian Team per quanto riguarda le statistiche appunto di vittoria qui nel circuito di Silverstone, per quanto riguarda le classifiche overall abbiamo 11 piloti su
un bel po', diciamo, non ho fatto il conto, sono impreparato. Diciamo che la maggior parte dei piloti che sono partiti dalla pole position poi hanno effettivamente terminato la gara, però di contro possiamo dire che ci sono state molte altre casistiche che invece dicono che il vincitore è partito o dalla P2 o dalla P3, quindi possiamo dire che per quanto riguarda la pista inglese, come anche in Austria, a quanto dicono le fredde statistiche, chi parte per in prima posizione poi avrà maggiori chance di vittoria. Perfetto, allora è uscito intanto Tals, che ritroveremo a breve perché stiamo per ricreare, quindi magari possiamo comunque rimanere nel frattempo, possiamo, se volete, rimanere, sì, abbiamo anche la classifica finale, così abbiamo anche la classifica finale, sì, visto che è comunque valida. Beh, parlando della classifica, comunque da sottolineare, anche parlando degli altri piloti, è un ottimo piazzamento di Sperry, che si è piazzato subito dietro ai top 5 in sesta posizione, e una delle migliori qualifiche da parte sua in Alfa Romeo. Sono curioso anche del Tia Prince, perché comunque in qualifica quest'anno non è stato mai così tanto veloce, e ritrovarlo comunque là davanti significa che comunque potrebbe fare qualcosa di buono. Per quanto riguarda la 50, generalmente si tende a usare la rossa e poi la hard, ma in una pista del genere come Silverstone, nella quale c'è un'usura inferiore, anche la media può avere un ruolo determinante per la singola strategia, quindi si possono verificare ad esempio una media soft, oppure soft media, come soft hard o hard soft. È una scelta molto variabile. Io credo che quasi la totalità dei piloti utilizzerà la gomma media per la prima parte di gara, per poi preservarsi le gomme rosse per il finale. Chi farà la mossa contraria sicuramente diciamo avrà un plus all'inizio, ma poi dopo dovrà cercare di scappare immediatamente, perché le prestazioni tra le singole mescole non sono così importanti. Dunque io prevedo che la maggior parte dei piloti partirà con gomma media e quindi poi dopo da lì vedremo le varie strategie. Occhio a safety car, virtual safety car, che potrebbero scombinare un po' i piani. Intanto vedo su Twitch che il nostro sempreverde NCVR46 fa una domanda per te, caro Jacopo, che ti chiede: sarà una lotta a due oppure vedi un gruppone per la vittoria? Allora, ovviamente adesso molto dipenderà dalle condizioni meteo e dalle scelte delle gomme. Se i piloti attuano, e parliamo quindi della shoot, se i piloti attuano la stessa tipologia di mescola, io prevedo una gara fondamentalmente di gruppo, perché è una pista nella quale si fa fatica veramente a creare il gap, il DRS si sente, e soprattutto ci sono tante curve molto veloci che però ti permettono anche allo stesso tempo di avere la scia, quindi è molto difficile perdere chi ti sta davanti. Tutto questo cambia nel momento in cui ad esempio troviamo delle scelte diversificate tra i piloti, magari troviamo tre piloti con la soft, due piloti con la media e altri partono con la hard, allora lì sì che vedremo delle spaccature, e quindi vedremo vari gruppetti che staranno insieme tra di loro. Difficile sarà anche il sorpasso, perché comunque stare in una pista come questa a 7-8 decimi non ti garantisce un sorpasso agevole, anche perché comunque l'aerodinamica si fa sentire nei vari cambi di direzione, e dunque il sorpasso tende a essere molto difficile. Questo quindi, diciamo, è molto difficile avere una previsione su cosa accadrà. Se si partiva da una condizione normale, credo che sarebbe stata tranquillamente una gara di gruppo, ma adesso tutto può cambiare. Intanto vedo che il nostro amato Mr. X, il nostro amato Ernesto, ci dice pubblicità, e io rispondo con un mini spot. A fra poco. Così, a gratis. Quindi direi che è andata così, dai, mi sono sentito ispirato. Tra l'altro volevo un attimo, visto che siamo in attesa, volevo ricordare, sì, che domani sarà, credo domani poi sicuramente, sarà aperto il topic per la nuova gara di Formula Open, che ci sarà il 4 febbraio, giovedì 4 febbraio, quindi
mi rivolgo a tutti coloro che seguono la live, ci seguono magari, la riguarderanno su YouTube domani, o comunque tutti coloro che sono interessati vogliono entrare a far parte, diciamo, della nostra comunità. E quindi ricordiamo che sono gare comunque senza alcun aiuto, quindi sono già gare che comunque mettono comunque alla prova il pilota. Domani sarà pubblicato il circuito per la prossima gara, che ci sarà settimana prossima. Ricordiamo, settimana prossima ci sarà la pausa dei campionati, ci sarà la Formula Europe e la Formula Open. Perfetto, grazie mille Andre. E aggiungo anche, come hai detto tu, come hai accennato, la settimana prossima ci sarà anche l'appuntamento per la Formula Europe. Esattamente, in Bahrain il mercoledì 3 febbraio. Tra l'altro, se non ricordo male, ci abbiamo proprio in questo party Non so se si può dire. uno dei candidati, dei possibili, diciamo, partecipanti. In questa stanza vedremo poi in quei prossimi giorni, ma sarà una gara. Sicuramente Luca, Ma sono Non è Luca, non è ovviamente non Alessandra, non io. sono io, quindi non lo so chi può essere, onestamente. Ma inizia con la J, forse il nome mi sto Sviando sbagliando. il discorso, credo che ci sia una domanda per Luca da parte di NCVR46, se vuoi leggere Alessandro. Non so se Luca in questo momento è disponibile, mi dispiace, ci hai Allora, provato, Luca ma. in questo momento, però allora ci mettiamo nel taschino la domanda di Sì. NCVR, così la riprendiamo tra un attimo, appena Luca ha definito un attimo la griglia, perché c'è il problema della griglia e dello slot che sta definendo, ecco. Però mi dovevate aiutare così, perché dopo No, no, capiscono no, chi no, no, no. potrebbe correre mercoledì prossimo. No, no, ma che ti aiuto? Ma Assolutamente che sei scemo? non. Ma. No, bisogna dirlo, bisogna fare nomi e cognomi, ok? Bisogna fare nomi e cognomi. A parte questo, il nostro amato Ernesto ci dice che è stato anche avviato un pronostico, tra l'altro, sulla chat di Twitch per sapere Sì. appunto chi sarà la maggioranza, chi avrà la maggioranza, nel senso, riformulo, scusate perché non so più parlare, quale sarà la maggioranza, tra piloti che montano le gomme medie e i piloti che montano le gomme soft. Quindi sarà interessante anche vedere se il pronostico sarà confermato, sarà totalmente disatteso. Io ve lo dico, ho speso tutti i miei punti canale e se perdo faccio un casino. Ve lo dico, per cui è un problema, diciamo, è un Ma problema. diciamo, riguardo a questo discorso, io penso che vadano più per le medie, poi sicuramente ci sorprenderanno come al solito, o addirittura ci sorprenderà il meteo dicendo che sarà completamente full wet. Sai che sarebbe molto interessante, come opzione? Io lo dico, sarà sicuramente molto interessante. Ok. Stavo guardando lo chatto, sto guardando la chat. Danirco ha fatto il redeem, ha detto: voi del commento bevete, e infatti adesso bevo alla vostra. Perfetto. Intanto, caro il mio Jacopo, continuiamo a parlare, continuiamo a disquisire, non stiamo con le mani in mano. Diamo uno sguardo velocissimo appunto alla classifica piloti, già che ci siamo. Come dicevamo, abbiamo i primi due piloti, Top Inchester e Raffidex, che sono praticamente distaccati da 19 punti. Subito a seguire, poi diamo una rapidissima carrellata. Abbiamo Gianluca Ocu, Melissano, Patrick Speri, Sdem, Paolo, Lewis, Taz e Visser che chiudono la top 10, mentre poi per quanto riguarda la classifica costruttori, qui abbiamo una situazione particolare, perché abbiamo la Mercedes che anche qui comanda la classifica costruttori con 245 punti, ma la Red Bull gli sta esattamente dietro con un distacco di 3 punti, mentre la Ferrari è distaccata di quasi 80 punti, di più di 80 punti, infatti si porta a 160 punti. Caro Jacopo, a cosa ne pensi per quanto riguarda la classifica piloti e costruttori fino ad adesso? Siamo alla dodicesima gara su, se non sbaglio, 22, quindi.
Allora, per quanto riguarda il mondiale piloti, oltre ovviamente i primi due, situazione molto interessante per Patrick Sperry e per tutti i piloti che inseguono Melisano e Gianluca Coco, perché Melisano e Gianluca Coco non partecipano a questa gara, quindi saranno un punto importante per quanto riguarda gli inseguitori al terzo posto della classifica piloti. Mentre nella classifica costruttori, più o meno diciamo che la situazione sta andando secondo logica del campionato, con la Mercedes davanti, e occhio perché potrebbe fare un bel bottino anche in questa gara. Red Bull che si difende soprattutto con Raffo Idex. Io sono curioso dalla McLaren per quanto riguarda la classifica costruttori, perché i due piloti sono molto veloci, molto sfortunati in molti gran premi che potevano raccogliere molto di più, ma con la seconda fila che è stata contata in questa qualifica hanno grandi chance per portare a casa punti importanti. Intanto la situazione si è evoluta, signori. Siamo ritornati in pista. I piloti in questo momento sono pronti. Attendiamo, vediamo se non sbaglio. Partiamo direttamente con il giro di ricognizione, se Sì. non vado errato. Sì. Quindi vedremo come i piloti avranno deciso di utilizzare le gomme fornite dalla casa milanese, dalla Pirelli. A proposito di gomme, caro il mio Luca Flaminio, Come no? il maestro Luca Flaminio, abbiamo una domanda che ci è stata posta. Abbassa il titolo e alza la paga. Allora, aspetta. Allora, abbiamo una domanda da parte del nostro NCVR46 dedicata esattamente a te. Oh mamma. Questa è una delle tre piste in cui fatico di più a trovare il giusto setup. Consiglieresti, mi potresti consigliare un setup mediamente più scarico o più carico? Allora, quello che ho notato è che buona parte dei piloti ha comunque mediamente un'ala anteriore scarica che balla fra 2 e 4. Poi ci sono visioni diverse sul posteriore che sono direttamente dipendenti a due fattori: lo stile di guida del pilota e il compromesso che si va a cercare con l'assetto, perché è una pista che con questi curvoni magari ci sono dei piloti che hanno un assetto di molle tale da riuscire, nonostante un posteriore leggero, a gestire la macchina, cosa che invece altri non preferiscono, e quindi fra le ali e le molle cercano di settare la macchina in maniera tale da avere una guida più tranquilla che gli permetta di fare le curve senza che il posteriore vada via, soprattutto le velocissime Copse, Maggots, Beckett, Chapel, Stowe, curva 1. Bisogna stare attenti. Mediamente si viaggia su un'altezza media che varia dal 2-3 al 3-4. Mentre ho dati un po' più fumosi sulle regolazioni delle sospensioni al momento. Perfetto, Però grazie mille. in privato, magari tra un paio di giorni o comunque entro la gara della Master, sicuramente avrò più informazioni su quella che è stata la media. Regolazione Perfetto. delle sospensioni, tra l'altro, che vanno in base a come ti senti il Ovvio, posteriore, perché infatti. non è tanto l'anteriore problema su questa pista, tanto il posteriore, perché si tende ad andare molto veloci sul dritto, però poi dopo quando vai a affrontare curve come Maggots, Becks e Chapel, se non hai sensibilità col retrotreno, dopo è un guaio finire verso il muro. Tra l'altro, guardando intanto alle gomme dei vari piloti, Sì. come avevamo ipotizzato, la totalità quasi del gruppone ha scelto per gomma media, tranne per Patrick Sperry, River Tsunami e Sportiveggiante, che hanno montato gomma soft. Quindi attenzione a loro, che attaccheranno sin dalla partenza, ma poi dopo dovremo vedere una gara molto più regolare per quanto riguarda gli altri. Quindi occhio ai grupponi, possibili spaccature lo potrebbe creare proprio Patrick Sperry. Infatti, dovremmo tenere sicuramente da conto i due piloti Alfa Romeo e l'Haas di Sportiveggiante, perché appunto sono gli unici tre piloti che hanno deciso di seguire una strategia differente. Vediamo se questo per loro pagherà in termini di tempo sul giro. Intanto i piloti si stanno posizionando in questo momento sulle loro rispettive caselle di partenza con Toppin Kester, Radop Foidex, Sdem e Taz che occupano le prime due file e poi subito a seguire tutti gli altri. Tutti i piloti in questo momento si stanno posizionando, hanno terminato il loro posizionamento e i motori V6 turboibridi incominciano a rombare. Si stanno per accendere le luci, siamo a tre luci, quattro luci, cinque luci, il turbo fischia e
Il Gran Premio di Silverstone parte giusto in questo istante con un ottimo spunto da parte della Mercedes di Advance Apple, che si porta subito in quarta posizione, ma anche da dietro avanti, girato dietro. Kaiser. Kaiser subito dietro girato in curva 1 come Vettel nella realtà. Intanto la Fredax dentro alla loop nei confronti di Top Inchestra, subito battaglia tra i due. Assolutamente, Raffaele Dix non molla subito, non molla il colpo, si trova subito nel pieno dell'azione, rimane dietro, ma comunque fa subito vedere a Top Inchestra che lui c'è e assolutamente gli darà il più filo da torcere possibile. Intanto la situazione sembra abbastanza tranquilla in questo momento, con a parte il contatto iniziale con Kaiser che ha anche dei danni. Con Kaisermatt che si è trovato in fondo alla classifica. E anche River Tsunami. Vero, anche River Tsunami, quindi gara compromessa in questo momento tra per il pilota River Tsunami e Kaiser, ma ovviamente mai dire mai. Intanto in questo momento siamo sulla Magos Beckett's Chapel con Top Inchestrel e Rafa Idex, che stanno facendo letteralmente l'andatura, subito seguiti da Sdem, Advance Apple e Taz, che stanno occupando in questo momento le ultime tre posizioni della top 5, subito a seguire poi abbiamo tutti gli altri. Straordinaria partenza di Sporti Viaggiante, che da dodicesima casella si è già portato in settima posizione. Male invece Patrick Sperry, che ha perso un paio di posizioni là davanti. Attenzione, perché Top Inchestra ha impresso un ritmo molto forte, sta cercando di allungare il gruppo. Primi due giri senza il DRS, quindi importante per i piloti rimanere incollati a chi è davanti. I primi due cercano di non disturbarsi per creare un minimo gruppo, un minimo buco, anche se Sdem è subito lì in agguato. Assolutamente, segnaliamo anche il momento che non è vero, perché mi sto confondendo con la classifica, perdonatemi, c'è stato un attimo di come si suol dire, di defiance. Sì, meglio non guardarla ora. Esatto, ho avuto un attimo una visione mistica. River Tsunami rientra e monta le hard, come anche Kaisermatt, che in questo momento stanno uscendo dai box. In questo momento andatura molto forte da parte di Top Inchestra, che cerca comunque di tirare un po' il collo a tutti. Rafa Idex sembra quello che più di tutti riesce a seguire meglio il pilota della Mercedes. Sdem sta facendo un pelo più di fatica qua nella parte centrale, ma nel primo settore molto forte, quindi comunque mantiene la scia. Per il resto anche gli altri piloti più o meno tutti attaccati con Patrick, con Tia Prince, che viene attaccato da Sporti Viaggiante. Sì, siamo alla Stowe con Sporti Viaggiante, che cerca l'interno sulla Alfa Tauri del Tia Prince, ma siamo sulla finishicam finale con Sporti Viaggiante, che riesce ad avere la meglio sull'Alfa Tauri di il Tia Prince e si porta in sesta posizione, ma tutto ciò ha portato poi un distacco dalla vettura di Taz, che si misura in un secondo e mezzo. Ed ecco infatti qua la prima spaccatura, subito un secondo e mezzo da parte di Sporti Viaggiante da Tals, quindi per ora gruppetto di 5 che rimarrà attaccato con il DRS. Sporti Viaggiante adesso dovrà fare un ottimo recupero per rimanere attaccato, più problematico per il Tia Prince, che con la gomma media faticherà sicuramente rispetto a chi ha le soft. Infatti andiamo a vedere Patrick Sperry, che si sta portando in questo momento affiancato alla vettura del Tia Prince. Non vorrei che avesse anche magari qualche problema il pilota Alfa Tauri, ma Patrick Sperry all'esterno riesce a sorpassare l'Alfa Tauri e si porta in settima posizione. Sì, alla rotta il Tia Prince, quindi avrà sicuramente qualche problema. C'è stato un leggero contatto nel tentativo. Aia. Secondi, subito. Non bene. No, assolutamente no, per niente bene per il pilota Red Bull. Dicevo giusto al volo. Vai. Per il Tia Prince, nel tentativo di sorpasso all'ultima curva alla club da parte di Sporti Viaggiante c'è stato un incrocio di traiettoria. Nel richiamo a destra il Tia Prince era a sinistra e c'è stato un contatto fra l'ala anteriore destra di Tia Prince e la posteriore sinistra di Sporti Viaggiante con questo leggero danno. E infatti vedo che il Tia Prince sta piano piano, poco a poco sprofondando. Infatti Paolo ha sorpassato il pilota Alfa Tauri, Tucomi, che gli è subito alle calcagna. Infatti questa fase di gara per il portabandiera Alfa Tauri sarà sicuramente una prima fase di gara molto molto difficile. Gravissimo intanto l'errore di Gialla Maffei, che si è girato in curva 1. Sì.
Gravissimo errore intanto per quanto riguarda Rafa Idex, perché beccare 3 secondi al terzo giro è veramente pesante, soprattutto perché l'ha presi 2 nello stesso giro al terzo, e quindi adesso non gli conviene tanto stare lì dietro, anche perché comunque c'è altri 3 piloti alle sue spalle che comunque adesso difficilmente si staccheranno dal DRS, quindi situazione molto difficile per il pilota Red Bull, con invece Top Inchestra che con la sua andatura sta tirando veramente bene, e in questo momento sta creando una buona spaccatura tra lui e Sportiveggiante, che è sesto, che a discapito di questa gomma rossa non riesce a ricucire il gruppo. Sì, è vero, assolutamente. Infatti in questo momento, come dicevi tu, Rafa Idix si trova in una situazione non bella, in quanto appunto anche Sdem si è portato a 3 decimi di distacco dal posteriore della Red Bull, quindi anche per lui un inizio di gara non entusiasmante. Vediamo come si evolverà la situazione appunto per Rafa Idix. 28 alto per i primi 5, con invece Sportiveggiante che adesso andiamo subito a pescare il suo tempo. Ha girato in 28 e 9, stesso tempo di quelli dei piloti là davanti, però con una mescola di vantaggio, quindi sicuramente sì, a lungo andare perderà rispetto ai primi 5 che finora si stanno trainando a vicenda, come era nella logica delle previsioni su questo Gran Premio. Sì, infatti la situazione in questo momento appunto, come hai sottolineato tu, c'è una divisione in 2 gruppi. I primi 5 in questo momento stanno effettuando stanno seguendo la loro andatura, mentre Sportiveggiante guida il secondo gruppo. 3 secondi per Tukumic. Sportiveggiante sta guidando il secondo gruppone fino a più o meno Tukumic o Mr. Clive, mentre in questo momento Michael fondamentalmente è in terra di nessuno, più o meno, molto più o meno, tirandola veramente per i capelli. Tanto nel gruppetto di testa anche Advance prende il suo primo avviso. Importante vedere il ruolo degli avvisi, perché in una pista dove si farà poca selezione, nella quale questo gruppetto credo che tenderà a rimanere fino quantomeno alla prima sosta, è importantissimo vedere soprattutto il ruolo degli avvisi, perché chi si becca 3 secondi automaticamente in questo momento è fuori dalla lotta per il podio, quindi molto importante in questo momento anche questa notazione qua. Sì, questo è molto importante da sottolineare, perché appunto come dicevi tu, siamo fuori dal podio in questo momento. Se la gara finisse qui per un gioco assurdo del caso, Rafa Idix si troverebbe in, se non sbaglio, quinta posizione praticamente. Quindi Luca D'Amico c'è già passato sia in Austria sia in Francia per una penalità, come dici, per un punto Martin perse la K, e quindi attenzione. Sì, assolutamente sì, però vedo che in questo momento Advance Apple sta forse perdendo leggermente il ritmo, si è forse distaccato leggermente dal McLaren di Sdem e sta forse mostrando leggermente il fianco alla seconda McLaren di Taz. Vediamo se il pilota Mercedes, sostituto di Vista, riuscirà a ricucire nuovamente il distacco. Forse probabilmente sta facendo raffreddare le sue coperture, dato che sono praticamente in scia perenne dal primo giro. Sicuramente né le gomme né il motore ne sono contenti, possiamo vederle in questo modo. Paolo intanto dietro in ottava posizione sta facendo un'ottima gara, sta rimontando dalla decima piazza, sta andando a riprendere i 2 che hanno le gomme soft, un Patrick Spera, un Sportiveggiante che li aspettava un più incisivi in questa prima parte di gara, e in realtà invece stanno soffrendo tantissimo con queste coperture. Dietro il Tia Prince, anche lui sta soffrendo con l'ala rotta nei confronti di Tukumic. Dietro c'è il sorpasso di Alex Pilotino che è su Maffe, e quindi diciamo che il sorpasso che ha fatto Sportiveggiante sul Tia Prince è stata la prima chiave di volta di questo Gran Premio, perché non riescono più a ricongiungersi sul quintetto di testa. Assolutamente, assolutamente, la situazione è sicuramente in evoluzione, anche perché vedo che la gomma soft, tanto Tukumic su il Tia Prince, vedo che vi è lotta per la nona posizione con il pilota Alfa Tauri, che nonostante il danno riesce in questo momento a
difendersi e rimanere in nona posizione. Dicevo, vedo che le gomme soft non stanno avendo la potenza, il grip che serve proprio per poter far migliorare le prestazioni di Sporti Veggiante e Patrick Speri, perché vedo che il distacco tra il pilota Haas e Taz è praticamente sempre di 1,8 secondi, 2 secondi, per cui direi che in questo preciso istante le soft hanno avuto sicuramente il calo di prestazione, probabilmente mancheranno sicuramente qualche giro prima che i due piloti rientrino nei box per montare molto probabilmente le gomme hard. Ancora 28 e mezzo per quanto riguarda Topping Kestrel, tempo fotocopia per quanto riguarda tutti, con Taz che in questo momento fa più di fatica ed è salito sopra il secondo. Attenzione che il pilota della McLaren sta perdendo il contatto con il quartetto là davanti, è al gancio proprio della zona DRS, o un errore per lui o semplicemente in questo momento sta mollando un po'. Sì, infatti vedo che lì davanti appunto i distacchi stanno aumentando sempre di più, il gruppo di testa si sta cominciando a frammentarsi, non per i primi tre, in quanto sono in questo momento sempre sotto il mezzo secondo di distacco, ma per Van Seppel e Taz il distacco si sta facendo più importante. Mentre Patrick Speri rimane attaccato agli scarichi dell'asse di Sportiveggiante, rimane in attesa, cerca di mettere pressione al pilota Asper per indurlo in errore e guadagnare quindi la sesta posizione. Molto vicino Rafa Idex, probabilmente potrà cercare adesso l'attacco nei confronti di Topi Kessler, prende tutta la scelta e parte il pilota Mercedes, rimane ancora dietro, l'impressione che però nella parte centrale il pilota Red Bull sia molto molto più veloce rispetto a Topi Kessler, rimane costantemente sotto i 3 decimi all'uscita della Chapel. Attenzione perché probabilmente Rafa Idex proverà a fare qualcosa nel tentativo di togliersi i 3 secondi di penalità e metterli a suo vantaggio, magari dandoli al resto della compagnia. Infatti lo vedo molto più battagliere in questo momento, quasi contatto. C'è stato il rischio di contatto tra i due. Credo che ci prova adesso. Infatti affianca Topping Kestrel, lo supera la traiettoria interna, si porta in prima posizione. Topping Kestrel in questo momento lascia passare, vediamo se il pilota Mercedes riuscirà a mantenersi in seconda posizione, riuscirà ad usufruire del traino della Red Bull, soprattutto se riuscirà a difendersi da gli eventuali attacchi della McLaren di SDM. Mentre intanto Van Seppel e Taz si sono leggermente riavvicinati, si rifanno nuovamente sotto al trio di testa. E questo potrebbe essere un colpo duro per Taz, perché in quel momento era in difficoltà un po' con il ritmo di Topping Kestrel, o quantomeno era un po' penzolava tra il secondo nei confronti di Advance. Sicuramente adesso Rafa Idex cambierà completamente il ritmo, infatti guardate come il gruppo si sta allungando in questo rettilineo, significa che in questo momento Rafa Idex sta cercando di forzare molto di più la mano e sicuramente questi due giri saranno molto importanti per vedere se il gruppo dietro ai primi due rimarrà con loro oppure pian piano si sfilaccerà. Intanto 3 secondi anche per il Tia Prince. Io fossi in Rafa Idex comincerei a valutare una sosta intorno alla metà gara, tanto con queste gomme la gara riesce a spaccarla in due, potrebbe valutare un undercut che ovviamente nel passaggio da media soft sarebbe molto più pronunciato per creare un ulteriore strappo, perché ne ha estremamente bisogno. Lui sa perfettamente che non può con questi 3 secondi finire la gara con questo trenino. No, assolutamente, hai perfettamente ragione, perché con una penalità sulla sua nuca, sul suo capo, deve cercare di rosicchiare più decimi possibili da ogni dove, quindi sicuramente un undercut potrebbe fargli assolutamente comodo. Sicuramente almeno un undercut su una Mercedes, su una McLaren lo farà sicuramente, perché abbiamo proprio due coppie di piloti di Mercedes e Ferrari al suo inseguimento che hanno risposto subito all'attacco di Rafa Idex cercando di rimanere molto vicini, infatti sono separati più o meno tutti in 3 decimi di distacco. Chi ha subito le conseguenze sono i immediati seguitori, Sportiveggiante è salito su per 3 secondi nei confronti di Taz e il resto della compagnia anche, quindi sì. In questo momento la lotta sembra essere solamente tra i primi 5. Sì, in questo momento. Invece lo boxing.
Direi era giusto. Già sentito, già sentito. Di dove mettiamo? No, dai, scherzo. Sicuramente in questo momento Top Inchestra. Adesso mi pongo la domanda. Però siamo al limite. È molto la rossa, però. Però credo che si possono fare. Perché sì, si possono fare. Nell'100 si rischiava quasi di fare più di 30 giri, quindi nella 50 15 giri dovrebbero bastare, poi gomma nuova con benzina molto più scarica si possono fare, importante vedere dove rientra, pista libera per Topping che può spingere al massimo, questo crea due cose, la prima che Advance Apple può rientrare insieme a Rafu Idex e quindi non perdere terreno, mentre mi aspettavo che una delle due McLaren facesse la stessa cosa, perché in questo momento una delle due sicuramente subirà un undercut pesante da Topping Caster e sicuramente da Rafu Idex e Advance Apple. Infatti questa è una situazione molto interessante, vediamo come rispondono i piloti di testa, vediamo che in questo momento Rafu Idex sta percorrendo larga straight insieme a Sdema, Advance Apple e Talz, vediamo, credo le si sacrificherà mosse. Talz probabile, intanto per altri esperti su sport veggiante il pilota Alfa Romeo riesce a guadagnare non si fermano posizione. Non si fermano, attenzione, Topping a pista libera, si ferma Advance Apple e attenzione che la Mercedes e Patrick Speri, hai capito Jacopo, la Mercedes qua sta facendo la giocata di quelle importanti. Potete spiegare per favore, mi sento escluso. No, che spermandosi più che altro... prima arrivano comodi in fondo e inoltre hanno Topping in questo caso addirittura due giri e Advance minimo un giro di undercut che ripeto con la rossa si sente tantissimo nel passaggio da media soft, da soft a media meno, ma da media soft tanto. Ma soprattutto può giocare anche il ruolo di stopper praticamente Advance Apple, garantendo qualche decimo in più ancora a Topping Caster. E quindi diciamo che con questa mossa Advance Apple si piazzerà davanti a Rafu Idex, a meno che Rafu Idex non faccia un giro straordinario adesso. Mi stupisco ancora che le due McLaren non abbiano completamente seguito la strategia delle Mercedes. Sì, questo è particolare, ma neanche Rafu Idex o Paolo, per dire, quindi mi sembrano convinti nel fare ancora dei giri con le gomme medie, forse vogliono essere più sicuri per quanto riguarda le coperture. Ipotizza. Sappiamo qualcosa nel meteo, magari che stanno valutando un'altra cosa, però o non ci arrivavano perché continua. Adesso una delle due McLaren si ferma mentre Rafu Idex a questo punto va per la sua strada, evidentemente dice a questo punto ho 3 secondi, gomma più fresca, cerco di fare differenza così, però vedremo poi alla fine perché la rossa fa veramente tanti giri e poi Topping costanti. Ha recuperato 2 secondi, aia, non bene per Rafu Idex assolutamente. E ha pista libera, completamente pista libera, perché ha 12 secondi di ritardo rispetto a chi ha gomma media che non si è fermato, quindi forse 26 secondi adesso. Dovrebbe essere avanti di non poco, secondo me avanti di 4-5 secondi così. Allora, Sdem si è fermato ed è subito dietro a Advance Apple, quindi Advance Apple non ha creato quel gap. Ma Topping sì, e soprattutto con due giri adesso che si è... con 3 giri addirittura che sta fuori, si ritroverà anche dietro Sdem a questo punto, perché Sdem lo sopravanzerà in questo giro. Qualcuno in chat su Twitch dice che potrebbero suggerire una pioggia che noi non conosciamo. No, non c'è pioggia. Attenzione, il mago della pioggia ha parlato il super meteorologo. Rientra adesso, ma credo entrambi. Sono rientro Topping credo... e se la giocano con Advance e Sdem. Deve sperare che Advance non abbia fatto un gran giro, ma la vedo difficile, soprattutto perché se rientra dietro a Sdem e poi superare è difficilissimo, perché con piloti che hanno lo stesso DRS è difficile avvicinarsi al pilota davanti, quindi deve sperare veramente Rafu Idex di rientrare quantomeno dietro ad Advance. Vediamo dove rientrerà Rafu Idex, subito seguito da Talz, vediamo dov'è in questo momento Topping, sta passando in questo momento la linea del traguardo.
Raffo non Topping ancora tolto nettamente davanti. No, sono nettamente al pelo, eh. Forse davanti, forse sì. Incredibile. Mamma, che giocata! Mamma mia, il passo di Advance mi sembrava che non era così veloce, ma non mi aspettavo che addirittura non sopravvissesse. Sì, perché anche al secondo giro non ha fatto un gran giro, eh. Ha guadagnato scarsi 4 decimi. E quindi attenzione, perché questa ribalta un po' tutto. Questo ribalta un po' tutto, anche perché però, deve scappare, deve guadagnare 3 secondi e dare 3 secondi Topping. Però con 3 giri di gomma in più può sicuramente attaccare il pilota della Mercedes là davanti. Vero, può avere un sicuramente un vantaggio in questo momento il pilota Red Bull, questo assolutamente, soprattutto per quanto riguarda appunto la copertura più fresca. Vediamo in questo vediamo come si difenderà Topping Kestrel, perché sicuramente non gli concederà così facilmente la posizione. Mi immagino Topping Kestrel uscirà letteralmente le lame per fare in modo che il pilota Red Bull non passi. Il problema è che però Rafał Ilex deve staccare Advance Apple, perché se li porta dietro comunque dopo ha comunque sempre quattro piloti che gli possono soffiare la posizione in poi nella classifica finale. Sì. Quindi diciamo che la gara adesso per Rafał Ilex comincia qui e deve cominciare subito, perché se li porta dietro dopo 2-3 giri poi non li stacca più. Vedo che ha guadagnato in questo momento 2 decimi su Topping Kestrel, se non vado errato ha guadagnato sì 2-3 decimi. E guarda che Advance è 8 decimi, eh. Ancora il DRS Advance, ma deve spingere perché sta rischiando di perdere il DRS da Rafał Ilex, che sta dando il tutto per tutto. Peccato veramente per questi 3 secondi che li ha presi subito, perché sta condizionando una gara che senza quei 3 secondi sarebbe perfetta per lui. Vero. In questo momento. Vero, quello assolutamente ed è innegabile. Rafał Ilex purtroppo forse ha avuto troppa foga per rimanere attaccato a Topping Kestrel, non lo possiamo sapere. Fatto sta che appunto ha preso 3 giri come per Paolo nella gara precedente in Austria. Sicuramente il risultato sarebbe stato diverso, ma ancora non è finita perché mancano 11 giri di gara. In compenso questa comunque è una strategia che può far tirare il collo a tutti i suoi inseguitori, quindi attenzione, perché come 3 secondi li ha presi Rafał Ilex lo possono prendere anche gli altri, quindi il pilota Red Bull deve spingere, cercare di portare all'errore i piloti avversari, magari anche loro prendono 3 secondi. È una strategia che in questo momento Rafał Ilex l'ha improntata tutto sull'attacco e i risultati si stanno vedendo, perché comunque sta guadagnando nei confronti top Kestrel e sta tenendo alla frusta i piloti del suo inseguimento. Sì, assolutamente sì. Tanto guadagnato forse altri 2 decimi Rafał Ilex su Topping Kestrel e fuori dal DRS. Forse ce l'ha in questo giro. Infatti si riavvicina. Fortunatissimo Advance. Wow, l'ha preso tipo per pochi centesimi. Dico un'altra cosa, c'ha 2 avvertimenti Advance Apple, perché sta spingendo al limite per tenere il DRS di Rafał Ilex. La sta rischiando Advance Apple, vediamo come se riesce di mantenere il treno oppure se lo perderà irrimediabilmente e di conseguenza anche Slam e Talz. Mentre scusate, computo delle penalità, 6 secondi per Tukumic che è al comando, 3 secondi per Sportiveggiante Michael e Rafał Ilex, 6 secondi per Tia Prince, 3 secondi per Alex Pilotino e 12 secondi per Maffe, così per chiudere anche la situazione riguardante le penalità. Eccolo! Dai 3 secondi per Advance, sì. Largo alla Eccolo sua, qua. Esatto. 3 secondi. E intanto... Vai. Sì, intanto comunque c'è stata la risposta di Topping al giro di Rafał Ilex. Sì, vero, perché il distacco non si è non è diminuito, si è rimasto sempre sullo stesso, per cui Topping sta cominciando a rispondere, sta cominciando a tenere a bada il pilota Red Bull in questo preciso istante. McLaren invece molto bene in sordina in questo momento, ma stanno
facendo una grandissima gara, quarto e quinto in questo momento Tals, ma in questo momento entrambi sul podio, quindi ottima prestazione per il duo della McLaren. Sì, quello assolutamente, stanno mantenendo i nervi saldi, si stanno mantenendo assolutamente vicini e soprattutto pazienti nell'aspettare problemi altrui, quindi un'ottima prestazione fino a questo momento da parte appunto del due McLaren. Credo che Raph Wedek si sta guadagnando su Topping, ma ha finito quella spinta che aveva all'inizio e in questo momento, come stavamo immaginando, si sta portando tutti i piloti dietro nel suo gruppone. Una scena che, caro Luca, credo vedremo anche per quanto riguarda le altre competizioni in programma nei prossimi giorni. Credo proprio di sì. Intanto Raffo è sceso sotto i 2 secondi, ma continua a portarsi dietro il gruppo, perché Stemme è a 1 secondo e 1, Tals è a 1 e 7, quindi in questo momento è comunque quinto. E tra l'altro Topping in questo momento ha le spalle coperte rispetto ai due piloti McLaren, perché tra sé e i piloti che guidano l'auto arancione hanno sia Advance che Raph Wedek che sono penalizzati, quindi Topping tutto sommato è anche coperto eventualmente. Sì, è coperto, però comunque non deve assolutamente abbassare la guardia, perché appunto sapendo che Raph Wedek ha una copertura ha delle gomme più fresche di 3 giri, soprattutto considerando il fatto che lo vedo abbastanza agguerrito il pilota Red Bull, sì, di sicuro Topping Kestrel deve cercare di non far passare il pilota Red Bull, perché come abbiamo visto prima del pit stop, abbiamo visto che Raph Wedek a pista libera riesce comunque anche con coperture usate ad imprimere il proprio ritmo e a staccare tutti, quindi sicuramente Topping Kestrel in questo momento deve sì gestire, ma deve soprattutto cercare di fare spalle larghe e di mantenere Raph Wedek dietro le sue spalle. Dai, stavo notando pure che intanto Paolo è all'attacco di sportiveggiante all'ingresso della Veil, con Paolo che adesso rimane dietro, ma occhio perché proverà sicuramente attacco. Stavo notando che secondo me Raph Wedek si trovava meglio con la gomma media rispetto a questa gomma soft. Non lo vedo così incisivo come la vedevo con la media, dove mi sembrava che ne avesse talmente di più rispetto a Topping Kestrel. Ma cosa videro i suoi occhi? 6 secondi, Paolo. Aia. Sì, 6 secondi. Raph Wedek invece. Aia. 6 secondi Raph Wedek, sì, è arrivato. Aia, anche a me adesso il ragionamento. Direi che è sono i chiodi sulla bara, almeno per oggi. Diciamo che la mia impressione che avevo si è subito, si è subito avverato, insomma, lo vedevo leggermente più in difficoltà, e credo che vedere Topping Kestrel che addirittura con gomme di 3 giri più vecchie se ne va. Attenzione, Tukumic è uscito, virtual, che pericolo, virtual. Che pericolo. Attenzione, virtual safety car dopo la cops, sì. Credo effetto pendolo lì per perdere la cops verso l'interno, sì. Situazione che quindi cambierà poco, e situazione nella quale Raph Wedek in questo momento sta perdendo abbastanza nei confronti di Topping Kestrel. Se questa sarà la classifica, Topping Kestrel primo 25 punti, Raph Wedek quinto e guadagnerà solo 10 punti, quindi perderebbe 15 punti in un colpo solo nei confronti della classifica. Questo è pesante per il pilota Red Bull. Ci sono sicuramente altre gare dove può rifarsi, ma è una bella pietra. Attenzione, Advance che accelera meglio, rompe il flap. Advance rompe il flap tamponando drive-thru Raph Wedek. Attenzione, incredibile, questo ha sbagliato il delta.
Ma vabbè, mamma mia. No, dai. E Advance, le è andato a tamponare nell'accelerazione. Che e questo va a vantaggio di entrambi. Le McLaren. E questo va a vantaggio delle McLaren che no, si no, Tralz! Drive through anche Tralz! No! Patrick Speri! Andrebbe a podio? Sì, sì, va a podio Patrick Speri per forza. Advance continua, quindi ci prova. Che erroraccio. E questa è una mazzata, eh. Questa è una mazzata importante. Sì. Anche perché poi la pit lane è veramente lunga. Incredibile, Stem, errore alla Abby. Uno ha perso la macchina. Sta succedendo, ha dovuto di tutto. Tagliare. Sta succedendo di tutto in questo momento. Non sto riuscendo a stare dietro a tutto perché stanno succedendo veramente tante cose tutte assieme. Mamma mia. E attenzione perché Patrick Speri veramente rischia di andare a podio, anche perché ha 4 secondi, a 5 secondi nei confronti di Stem, ma Advance Apple ha il 50% di flap rotto dalla parte sinistra della vettura, quindi praticamente adesso le curve della Magos Back Se Chapel le farà veramente piano. Sì. Intanto la Fluidex e Talz sono ottavo e nono, con Talz che ha preso anche 3 secondi. Mamma mia. Se non erro. Una caporetto per Raffaele e Talz in questo momento. Letteralmente una caporetto. Infatti davanti Stem passa alla Langer Straight Advance Apple, quasi lo fa passare il pilota Mercedes, per cui tutto secondo me è nato anche dal fatto che vedendo, io stavo guardando un po' i distacchi, Topping Castle in uscita della Lapfield ha preso praticamente mezzo secondo nei confronti di Raffaele Idex sicuramente sarà stato ingannato un po' dal tempo e un po' sicuramente era al limite col Delta. Sì, può darsi, è molto errore madronale. E Patrick Speri ci guadagna perché adesso a 3 secondi e 9 nei confronti di Advance, 8 decimi, sarà matematicamente già sul podio, ma poi con addirittura l'ala rotta di Advance sarà facile preda per lui, ma occhio a Paolo che si sta avvicinando al pilota Alfa Romeo. Sì, quello è abbastanza importante, vediamo se Paolo riuscirà a effettuare di nuovo l'impresa caduta in Austria che si riporterà al podio, vediamo. Mancano 4 giri, ancora non è il Tia Prince, ritira i box. Sì, si ritira. Tira i box, per cui non ci sarà alcun avviso. Patrick che poi non ha neanche un avviso, quindi pulitissima la prova del pilota dell'Alfa Romeo, che parlando anche per quanto riguarda la classifica piloti, con questo risultato si riavvicinerebbe moltissimo a Melisano e Gianluca per il terzo posto. È vero, sì, assolutamente, e questo è sicuramente importante perché appunto in questo momento Patrick Speri, se non vado errato, è a 81 punti, Melisano che oggi è assente a 93, Gianluca Occo che anche lui è assente a 97, quindi una boccata d'aria fresca appunto per la classifica per Patrick Speri che potrà guadagnare sicuramente punti molto importanti per quanto riguarda la sua classifica ridata. Intanto interrompetemi se ci sono delle azioni importantissime in pista. Segnalo che è aperta la votazione per il Driver of the Day su Formula Italian Team Official Channel su Telegram. È un ottimo servizio di messaggistica che non vi fa le cosacce con i dati, quindi mi raccomando, è gratuito assolutamente, scaricatelo dal vostro Play Store o App Store, cercate Formula Italia Team Official Channel e votate. Sta arrivando Patrick su Advance. Sì, e dietro è arrivato Sportiveggiante su Paolo. Sportiveggiante che però ha 8 secondi, forse 5 ai box e 3 in pista. Sì, quindi in questo momento manterrebbe la sua sesta posizione. Sì, e Patrick scavalca. Patrick scavalca da Advance e si porta in terza posizione. Anche Sportiveggiante su Paolo, che prende gli altri 3 secondi. Arca.
quindi potenzialmente Paolo potrebbe arrivare in quarta posizione. No, arriva in quarta posizione. Sì, in questo momento è quarto. Sì. Occhio, occhio che Advance sta perdendo tantissimo senza quell'ala danneggiata. E attenzione, perché comunque deve ancora fare due giri che su questa pista qua senza un flap. Tre giri che sono lunghissimi ancora. Assolutamente, assolutamente. Rafuidex. Vediamo Rafuidex su Mr. Clive, pilota Renault. Siamo nel primo settore con Rafuidex che si sta facendo grosso dietro agli scarichi della Renault di Mr. Clive. Infatti affianca la Renault il pilota Red Bull e passa e guadagna la sesta posizione. E deve dare 3 secondi a Mr. Crave se vuole mantenere la settima piazza. Sì. E verosimilmente no, sarà 6 secondi. 6 secondi, sì, scusami. La vedo molto difficile, ma deve provare tutto per tutto per quantomeno cercare di portare più punti a casa. Intanto sempre giro 24 su 26, Topping Kestrel sta per tagliare il traguardo e sta per iniziare il giro 25 su 26. La situazione lì davanti è ok, nel senso che tra Topping Kestrel, Sdem e Patrick Speri ci sono 6 secondi e 5 secondi rispettivamente di distacco. Paolo si è, rimane comunque attaccato agli scarichi di Sportiveggiante, mentre e stanno arrivando su Advance, gli hanno guadagnato un secondo e mezzo. Con Sportiveggiante che sulle medie è sembrato molto più competitivo rispetto alle soft e sta facendo adesso veramente un'ottima gara. Peccato la penalità, perché senza quello avrebbe sicuramente lottato quantomeno vicino a Patrick per il podio, quindi comunque ottima gara, ricordando che lui partiva in 12ª posizione. Sì, è vero, quello assolutamente, un'ottima gara appunto per Sportiveggiante, che è riuscito a guadagnare un sacco di posizioni sfruttando anche gli errori degli altri, quindi un'ottima prestazione da parte del pilota Haas. Mentre dietro Mr. Kribe rimane attaccato a Rafuidex, quindi per Rafuidex la vedo durissima a mantenere la settima posizione, anzi probabilmente scalerà in nona, perché Tals comunque lì attaccato Sportiveggiante dentro su Advance Apple. Sì, dentro e subito dietro Paolo si fa vedere negli scarichi di Advance Apple, se è questione di poche curve. Infatti ecco, Paolo supera Advance Apple e si porta in quinta posizione. Con Paolo che dovrebbe arrivare quarto in questa gara, e comunque molto bene per lui, anche perché lui pure partiva molto indietro, quindi ottima prestazione sia per Sportiveggiante che anche per Paolo. Sì, è una conferma per Paolo, visto anche come ha condotto anche la gara in Austria, quindi un'ottima prestazione da parte del pilota Red Bull, che come detto anche nella gara precedente durante le interviste lo vede come il vero inizio di stagione per lui, quindi un'ottima prestazione per Paolo, un'ottima prestazione per Sportiveggiante, che come abbiamo detto prima, partendo dal fondo, ha riguadagnato posizioni e si è riportato in quarta posizione. Intanto manteniamo gli occhi in questo momento sul conduttore della gara, Topping Kestrel, che in questo momento sta percorrendo le Magos Beckett and Chapel, in questo momento è su Langer Strait, sta percorrendo gli ultimi chilometri che lo portano al traguardo e alla vittoria del Gran Premio di Silverstone. Per quanto riguarda la Sport League, in questo momento siamo alla Stowe, stiamo percorrendo le ultime curve per quanto riguarda il Gran Premio. Topping Kestrel ha condotto la gara in maniera magistrale con un undercut e vince il Gran Premio di Silverstone per la Sport League 2020, subito seguito da Sdem, che in questo momento taglia il traguardo, e Patrick Speri, che guadagna un podio si porta a casa il gradino più basso appunto del podio, subito seguito da Paolo in quarta posizione, Advance Apple, Sportiveggiante in sesta. Andiamo subito a vedere dove si posizionerà Rafuidex, che guadagna in questo momento l'ottava posizione, aspettiamo il traguardo di e rimane ottavo. Infatti Mr. Clive guadagna la settima posizione, Rafuidex l'ottava, Tals la nona, Kaisermat la decima, e poi via via Michael, Riversunan,
entrambi Maffe e Alex Pilutino, mentre non hanno terminato la gara per ritiro il Tia Prince e Tukumic. Caro Jacopo, come ti è sembrata questa gara? Allora, doveva essere una gara lineare, per certi versi è stata una gara lineare, ce l'aspettavamo qua a Silverstone, nella quale la differenza lo si poteva fare solamente ai pit stop, perché poi dopo è difficile creare dei buchi, ma questa linearità è stata poi interrotta da una virtual safety car e poi da un errore grave da parte di Rafa Ilex, che ha praticamente gettato all'ortica la possibilità di guadagnare già quei punti necessari per rimanere in corsa, anche perché l'aveva già gettata nelle prime curve prendendo 3 secondi. Topping Kestrel, gara perfetta, strategia perfetta, ha creato il buco che serviva anticipando la sosta ed è andato a vincere meritatamente il Gran Premio. Da sottolineare il Gran Premio ottimo anche di Patrick Sperry e Sdem, sì, secondo e terzo, perché uno ha gestito bene le fasi dietro ai primissimi, ovvero Sdem, e l'altro invece in rimonta con le gomme medie Patrick Sperry. Ottima prestazione da parte di Paolo. Io credo che i primi 4 li voterei tranquillamente come piloti di giornata, mentre credo che la delusione di oggi venga da Rafa Idex, soprattutto per i 2 errori grandi, e un pelo anche Taz, perché nella situazione nella quale si era messo ha compiuto un'ingenuità che gli è mancato il podio. Sì, vero, confermo. Delusioni di giornata appunto per FedEx e Taz. Hanno sicuramente da festeggiare comunque nel box McLaren, perché appunto Sdem si è nuovamente confermato come pilota che è capace di effettuare delle prestazioni maiuscole. Difatti non è la prima volta che raggiunge il podio, quindi sicuramente è una conferma dal suo punto di vista. È un'ottima sorpresa per Patrick Sperry, che guadagna appunto il gradino più basso del podio, un'ottima prestazione soprattutto anche appunto da parte di Sportiveggiante, che è riuscito nelle fasi di gara a guadagnare posizioni, a sfruttare gli errori altrui e guadagnarsi la quinta posizione. Quindi sicuramente sono stati i nostri piloti della Sportly che sono stati estremamente bravi tutti quanti, mentre in questo momento, visto che sono entrati con la coda dell'occhio, li ho visti, manca una persona, manca il vincitore. In questo momento abbiamo con noi Sdem e Patrick Sperry, rispettivamente secondo e terzo classificato. Un Gran Premio comunque, eccolo qua, topping. Questo Gran Premio comunque sarà un turning point importante per quanto riguarda la stagione. È arrivata anche adesso Topping Kestrel, e quindi partiamo subito con le domande, caro Alessandro, se lei consente. Sono d'accordo, mi raccomando, e voi in chat di Twitch, se avete delle domande da porre, le leggerò personalmente ai piloti in questo momento. Intanto il nostro caro Hiroshi, che salutiamo, dopo il problema di inizio gara in curva 1 è riuscito a comunque ad entrare in zona punti, per cui caro nostro JJ, prego. Vincitore del Gran Premio d'Inghilterra, ovvero Topping Kestrel, ciao Topping. Ciao a tutti. Allora Topping, gara molto nella prima parte del Gran Premio, poi appena ti è andata a fare una strategia molto aggressiva che però alla fine ha pagato, hai conquistato 25 punti importantissimi. Parlaci un po' di questo Gran Premio. Sì, qualifica molto tirata, è stato soprattutto i primi giri molto belli, poi non lo so, la pista no, forse era meno bagnata, c'era meno grip. Per quanto la gara era già tutto calcolato, avevo intenzione di pittare prima di tutti. A quanto pare ha pagato. Poi Raffo mi sa dietro soffriva un po' di sottosterzo per via della scia, e quindi è il motivo per il quale ha preso tanti secondi. Per il resto niente, gara tranquilla, tutto in linea. Praticamente dopo gare che tu hai comunque sofferto, che hai perso punti rispetto a Rafa Idex, questa vittoria è molto importante, anche perché guardando poi il distacco e la posizione di Rafa Idex guadagni praticamente tutto quello che hai perso negli altri Gran Premi. Consideri questa gara come una svolta importante del campionato? No, cioè mancano ancora tante gare, basta 1-0 e si ritorna quasi pari, quindi vedremo le prossime.
quindi si viaggia sempre sul profilo basso, insomma. Certo. Alessandro, hai qualche domanda per Topping, anche tua personale nel caso? Non in questo momento, quindi prosegui pure. Perfetto, quindi congeliamo un attimo Topping e passiamo al secondo classificato, Sdem su McLaren. Ciao Sdem. Ciao, buonasera a tutti. Buonissima gara da parte tua, ottima qualifica insieme al tuo compagno di squadra, gestione perfetta almeno da parte tua per quanto riguarda la lotta là davanti, un grandissimo secondo posto e ottimo risultato per te. Sì, diciamo che io vengo addirittura da due gare che, cioè, mi sono sempre qualificato dalle prime posizioni e sono finito sempre giù. E vabbè, questa è, diciamo, una gara un po' di riscatto. Mi sarebbe piaciuto vincere, però è andata male. Sono partito col presupposto di dire: stiamo attaccati i primi, non attacchiamo, non stare a attaccare, risparmiamo tutto. Soltanto che Rafo Idex in alcune curve mi guadagnava tantissimo in uscita, quindi dovevo sprecare un pochino di ERS. Poi all'uscita della COPS vedevo che c'era Advanced Apple che si avvicinava tanto, avevo paura che magari sul prossimo dritto mi attaccava, ed è per questo che magari un po' l'ERS lo utilizzavo tanto. Poi per quanto riguarda la sosta era un po' indeciso perché pensavo che con le rosse 13 giri non le facevo. Quando ho visto Top impittare mi sono detto: perché? Dopo un giro e mezzo mi sono fermato anch'io, ho cercato di superare Raffo con l'undercut, ma ho trovato l'Advance Apple che mi si è praticamente fatto da tappo e mi ha un po' rallentato. Poi c'è stato quel patatrack lì con la Virtual, che Raffo era già con 3 secondi, poi 6 secondi, ha preso poi il drive-thru e si sono colpiti lui e Advance Apple e ne ho approfittato. Poi quando ho visto Toppin andare via, ho detto vabbè, risparmiamo almeno sul giro veloce all'ultimo, ho detto vabbè, diamo tutto quello che ho e poi niente, è andata come è andata, sono veramente felice e niente. Per quanto riguarda proprio la strategia, no? Eravate in gruppetto in 5 con due Mercedes, due McLaren e una Red Bull. Dal momento in cui Rafa Idex era a 3 secondi, mi aspettavo che almeno uno di voi due, tra te e Tals, copiavate la strategia della Mercedes. Quando soprattutto è rientrato Topping, mancanza di reattività oppure proprio non avevate idea che Topping potesse fare 15 giri con quella mescola? La seconda che hai detto, perché io sinceramente non sapevo che la rossa poteva fare tanti giri, quello. Pensavo che ne potesse fare 10, ho detto vabbè, a 10 è morta la gomma, però quando l'ho visto pittare ho detto vabbè, provo a fermarmi anch'io al prossimo così almeno provo a passare Raffo, però è andata come è andata, mi dispiace soltanto per il mio compagno che ha preso il drive-thru e perché sennò potevamo fare podio tutte e due. Perfetto, Alessandro, hai qualche domanda per Sdem? Per Sdem no, sto controllando, no, vai pure avanti. Quindi passiamo al terzo classificato, Patrick Sperry su Alfa Romeo, ciao Patrick. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Patrick, allora, una gara da parte tua, sei partito rispetto ai tuoi avversari con gomma soft per poi finire con gomma media, sicuramente aiutato dalla situazione caotica che si è generata post Virtua Safety Car, ma comunque grandissima gara da parte tua, ottimo podio che ti rilancia verso il terzo posto alla classifica piloti. Esatto, stasera era da sfruttare, visto che mancavano sia il terzo che il quarto in classifica e quindi l'obiettivo è di arrivare alle finals. Quindi bisognava far punti. E devo dire la verità, non mi aspettavo in qualifica di arrivare così avanti, perché di solito col bagnato sono molto lento, invece ho tirato fuori un giro discreto per i miei standard. Cioè, mi sono preso meno distacco dalla pole rispetto a quando c'è asciutto, è una cosa molto strana. Alla partenza non mi aspettavo che praticamente tutti sarebbero andati sulle gialle, anche perché se ci fosse stata una safety all'inizio, la mia idea, e anche quella del mio compagno, era quella di passare dalle rosse e poi fare tutta la gara con le gialle, perché comunque le gialle ti fanno tranquillamente anche 23 giri. Così non è stato, ho detto devo sfruttare almeno la partenza, invece ho perso due posizioni, sono stato anche troppo cauto. E niente, poi da lì gli altri si sono staccati un pochettino, ho fatto tutta la gara, la prima metà di gara con sportiveggiante, ho pitato un giro prima di lui per cercare di fargli undercut, e almeno quello ha funzionato. E poi niente, mi sono trovato da solo tutto il tempo. Quando mi hanno detto che ho visto che dopo la virtual c'erano due drive-thru, l'ingegnere mi ha detto che Advance aveva il danno oltre che la penalità, e allora lì insomma ho cominciato a crederci. I due si sono fermati con il drive-thru,
Advance, il suo arrivato sotto è stato anche molto corretto perché non ha fatto una resistenza strenua che non sarebbe servita a niente, quindi sono arrivato a podio, tra virgolette, senza far niente. E tra l'altro era anche importante farlo perché comunque i miei due rivali diretti di stasera per le finals sono arrivati uno secondo e l'altro quarto, quindi bisognava fare tanti punti. Sono contento, dai, è andata bene. Come anche per Sportivergente sembrava che con le rosse comunque facevi più fatica, perché poi dopo con le gialle hai ottenuto un ottimo ritmo ed eri anche messo molto bene. Però per quanto riguarda con le rosse mi aspettavo che quantomeno vi riuscivate ad attaccare ai top 5. Hai la stessa sensazione? Hai avuto più difficoltà con le rosse che con le gialle? Sì, paradossalmente sì, infatti di solito io sono uno che va meglio con le gomme più morbide e stavolta invece si è invertita. Devo dire la verità, penso che sia anche un motivo puramente tecnico perché in questi giorni qua la pedaliera ha cominciato un po' a sfarfallare e quindi poco prima della gara ho dovuto cambiare la zona inerte dell'acceleratore per non aver sfarfallamento che ogni tanto capita anche più del dovuto. E quindi diciamo ho dovuto ricalibrarmi manualmente durante i primi giri di gara perché l'acceleratore con la zona inerte più alta, devo pestare un po' di più affinché acceleri, quindi anche per quello ci ho messo un pochettino a trovare i fili in trazione. Ho visto che i primi giri faticavo in trazione, perché il resto della pista mi sentivo bene. E poi sinceramente, una volta che ho sbagliato la partenza e c'era lì davanti sportiveggiante, ne avevo qualcosina di più, però ho detto ok, resto dietro e lo passo alla sosta, perché mettersi lì a fare duelli stupidi non ha senso. Comunque sì, mi sembravano abbastanza simili le rosse e le gialle come passo in questa gara. Perfetto. Alessandro, hai qualche domanda per Patrick? Sì, una domanda dalla chat da parte di NCVR46. Una vittoria e alcuni podi nelle prime 12 gare. Sei soddisfatto? Qual è il bilancio della tua stagione finora? Un voto da 1 a 10? I voti li lascio che li diano gli altri. Sicuramente sono più contento dell'anno scorso, che il livello era più alto perché comunque c'erano dei piloti da master. Però quest'anno, dai, diciamo che tutte le gare, quelle un po' più strane, le ho capitalizzate perché in Vietnam l'ho vinta, che è stata una gara pazza. Francia, stesso discorso, un podio, e anche oggi. Quindi, dai, riesco a sfruttare bene le situazioni. Purtroppo ho fatto un paio di gare fatte male, in Azerbaigian e Spagna, però sono contento, dai. Se riuscissi a mantenere questo Perfetto, ritmo qua per la seconda parte della stagione andrebbe più che bene. adesso io ho una domanda per tutti. Alessandro, bravo. Dica, sì, una domanda Vai, per tutti e vai, vai, sì. tre. Domanda di rito. Oggi siamo stati in Gran Bretagna. Prossima settimana, settimana di pausa. Mentre fra 2 settimane andiamo in Terra Magiara, andiamo in Ungheria. Come vi trovate? Qual è il vostro feeling nel circuito dell'Hungaroring? Da Parto top io. ping. Buono, una bella pista. Slam? Scusate, io non ho belli ricordi in quella pista lì, quindi speriamo di almeno di fare qualcosa di buono sempre. Perfetto. Patrick? E insieme a Suzuka è la pista su cui storicamente vado meglio, quindi mi aspetto, dai, almeno spero una top 5, dai. Me la sono gufata da solo. L'ha detto lui, noi alziamo le mani, Speriamo non sentiamo che nulla. Danilko non lo Vado faccia, bene. perché leggendo Ci i credo. pronostici che aveva fatto durante la dando una sbirciatina a quello che diceva Danilko durante la live, speriamo che non faccia pronostici su Speri. No. Noi non c'entriamo nulla, abbiamo la No. live che lo conferma, scarichiamo qualsiasi responsabilità, quindi per questa volta noi non c'entreremo nulla, quindi oh, ottimo. Non ho altre domande, quindi direi di passare al decretare il vincitore per quanto riguarda il Driver of the Day. Vada, vada. Quindi il vincitore del titolo Driver of the Day per il Gran Premio di Silverstone per la Sport League è Top Inchester con il 63% dei voti. Subito a seguire abbiamo Mr. Crive, un ex aequo tra Patrick Speri, Sportiveggiante e Sdem, e poi via via tutti gli altri. Di conseguenza, complimenti Topping per aver vinto il Driver of the Day, dato che sei qui. E passiamo quindi a vedere il calendario.
Per quanto riguarda la prossima settimana, per questa settimana e la prossima settimana, per questa settimana gli appuntamenti sono i classici. Il Circus di Formula Italiana Team rimane in terra inglese, rimane a Silverstone, con domani l'appuntamento per la Pro League, giovedì per la Master League e venerdì per quanto riguarda la Premier League. Andrea, come anticipato precedentemente, durante la fase di pausa, settimana prossima abbiamo appuntamenti istituzionali, possiamo metterle in questo modo. 1 febbraio Formula 2 Invitation Tournament, che dove si gareggerà in Spagna e in Belgio. Il 3 febbraio invece abbiamo l'appuntamento per la Formula Europe, dove si gareggerà nel circuito di Sakhir in Bahrain, mentre il 4 aprile abbiamo l'appuntamento per la Formula Open. Quindi mi raccomando, se volete iscrivervi, iscrivetevi, mi raccomando, non siete timidi. Mentre il 5 febbraio invece abbiamo un secondo appuntamento per quanto riguarda la Formula 2 Invitation Tournament per il Gran Premio di Gran Bretagna e di Italia. Di conseguenza, noi della Sport League ci troveremo l'8 febbraio, appunto, in Ungheria. Di conseguenza, direi di passare quindi alle sedute finali. Ringrazio Top Inchestra, Lesdem e Patrick Speri che si sono posti per le interviste. Grazie a Grazie a voi. voi. Mi voglia bene. Grazie, cuoricini enormi e ovviamente ringraziamo tutti gli altri piloti della Sport League che hanno corso quest'oggi. Ringrazio Luca Flaminio che ci ha dato un'enorme mano in cabina di commento e cabina di direzione gara, fondamentalmente, che in questo momento non ci sta sentendo ma sta già raccogliendo le info dagli altri piloti. Ringrazio la regia magistrale di Andre. No, grazie a voi, buonanotte. Ringrazio il mio compagno di avventure JJ Sport, Jacopo, che mi supporta e mi sopporta. Settembre. E da me, Alessandro Lassati, alias Ricciardone, è tutto. Signore e signori, qui da Formula Italia Team è tutto. L'appuntamento prossimo è per domani, per la Pro League, ma noi ci vediamo fra 2 settimane in Terra Magiara. Signore e signori, buonanotte. Buonanotte. Notte.